questo tour tra gli Atenei Lombardi nasce dalla mia volontà di respirare l'aria di tutti i singoli Atenei, nel senso che la consapevolezza che la Lombardia ha un'eccellenza rispetto al panorama internazionale, anche oltre che italiano, di formazione universitaria è stata e continua ad essere confermata da questo tour. È un tour che ha anche la volontà di raccogliere le esigenze, perché abbiamo il dovere come istituzione di provare a mettere in campo tutti quegli strumenti che possano continuare e se possibile anche aumentare l'attrattività del sistema universitario lombardo rispetto alla già forte attrattività che abbiamo, perché circa il 40% degli studenti, quasi 40% arriva da fuori regione, abbiamo un 7-8% che arrivano dall'estero. Ulm ha un'altra grande qualità, oltre ad essere un'università pionieristica, come l'ho definita questa mattina, ha anche avuto la capacità di integrarsi in maniera molto forte al sottotono. Qui siamo in una via di mezzo tra, come dire, la parte dei navigli e una parte molto più popolare, ed è riuscita ad inserirsi molto bene e anche a avere la capacità di fare matching tra queste due realtà milanesi e ad aprirsi la cittadinanza. Insomma, il tema ad esempio di una biblioteca straordinaria che c'è all'interno di Ulm, che non solo offre, come dire, le proprie disponibilità agli studenti, ma ha allargato a tutti coloro che vogliono accedere la possibilità di usufruirne, è una testimonianza tra le tante di quanto questa università si sia non solo integrata, ma sia stata lei stessa capacità di integrare la cittadinanza all'interno del campus e della struttura di Ulm.